L'anagrafe decentrata a Catania, mancano 6 giorni per completare il piano definitivo, ne parliamo con l'assessore Guarnaccia. Che significa questo per i cittadini, assessore? È un servizio migliore, efficienza nell'erogazione dei certificati, non più nella storica sede di via Transito, ma anche in 10 differenti uffici sparsi sul territorio cittadino, corrispondenti alle nuove 10 municipalità nelle quali adesso è suddivisa la nostra città. Abbiamo completato l'iter, realizzato tutte le strutture, preparato i collegamenti telematici, dotato i computer, formato il personale e adesso siamo pronti per erogare questo nuovo servizio su tutto il territorio cittadino, che consentirà ai catanesi di non doversi più spostare per lunghe distanze, ma raggiungere semplicemente la più vicina delegazione di quartiere per avere tutti gli stessi servizi che l'anagrafe di via Transito di via Castellursino erogava, quindi carte d'identità, certificati, in alcune anche lo stato civile per la registrazione delle nascite, quindi direi un bel passo avanti nel senso di una migliore efficienza dei servizi. Una carta d'identità in quanto tempo, assessore? Guardi, la carta d'identità, per come è strutturata la nostra organizzazione, può essere rilasciata a vista. Possono esserci delle difficoltà perché lei sa che la carta d'identità viene rilasciata soltanto quando ci sono tutti i presupposti perché lo si possa fare, quindi ci sono a volte delle verifiche in base alla incompatibilità o comunque a uno stato di non possibile rilascio, ma questo con i computer collegati con la questura può essere fatto in tempi reali, quindi nei casi più normali la carta d'identità viene rilasciata a vista.